brutto brutto primo tempo, sorpresa Bellini nel secondo, la sintetizziamo così la partita. Primo tempo, devo dire la verità, non l'ho visto tutto perché mi sono addormentato a un certo punto e quindi sicuramente è stato bruttissimo. Quindi brutto primo tempo. Assolutamente sì. Sorpresa Bellini nel secondo. Secondo tempo abbiamo giocato un po' meglio, però abbiamo giocato con una squadra che è messa bene in campo, perché al di là delle battute col mister è uno che sa fare il suo mestiere, quindi è una squadra che ci ha imbrigliati bene. È chiaro che io non sono abituato a guardare le assenze e non assenze, perché alla fine le assenze sono da una parte e dall'altra. Sicuramente abbiamo fatto una partita non bella, prendiamo per buono il punto, ma non è una partita bella. Assolutamente, perché il Pescara ha creato poco, se si vuole lottare per altri obiettivi bisogna dare un po' il cambio di marcia. Ora arriva la sosta, si recuperano Brugman, sicuramente Mancuso che ha scontato la squalifica, tornerà Campagnaro, c'è questa partita con il Lecce, c'è da rivedere un altro Pescara però, Presidente. Quello che diceva lei, spensierato, no? Assolutamente sì, perché non c'è nulla di cui preoccuparsi, siamo a 19 partite, 8 partite dalla fine, siamo salvi abbondantemente, non c'è nulla a preoccuparsi, divertiamoci. Mi è piaciuto l'esperimento per Rotta in quest'ottica a sinistra con una difesa molto bloccata? Ma Perrotta ha fatto una buona partita, è chiaro che non ti puoi aspettare da Perrotta che magari ti faccia le sovrapposizioni, ma Perrotta ha fatto la sua partita, ha fatto una buona partita, dipende poi da come la vuoi giocare la partita. Quindi un po' arrabbiato con Pillon? No, non sono arrabbiato, cioè il mister mette in campo la squadra come la vede in settimana e oggi questo è il risultato. Il primo tempo era scollegata completamente, non si è visto gioco. Ma sì, perché dopo rischiamo di far brutte figure anche a dei ragazzi che alla fine, voglio dire, se Perrotta, per dirne uno, è fermo perché gioca in quel posto, a un certo punto sembrava di giocare a tre dietro, è chiaro che Antonucci sulla fascia non è che può fare 80 metri, quindi si rischia di far fare brutte figure anche ai ragazzi che giocano, però al di là di questo... Abbiamo capito, un po' arrabbiato per l'assetto tattico. Scelte tecniche, sono scelte tattiche che alla fine... Un po' arrabbiato. No, ma non si tratta di essere arrabbiati. Sicuramente è una partita che abbiamo giocato male, non è che si può dire che abbiamo giocato bene. Adesso inizierà il ciclo che dirà il ruolo del Pescara fino alla fine della stagione, Lecce e Palermo. Sì, due partite importanti, ma anche questa era importante. Anzi, secondo me questa era più importante delle due che arrivano, perché se tu vincevi questa facevi un bel balzo avanti e ti presentavi alla prossima partita a Lecce con una classifica diversa. Però al di là di questo, noi siamo nella griglia playoff dalla prima partita fino a oggi, riteniamo che questo a questo punto sia il nostro obiettivo, cerchiamo di starci il meglio possibile e poi alla fine ce la giocheremo. Senta, Presidente, due battute per chiudere. La prima, se dovesse fare una cena con Pillon amichevole, per carità, insomma, le chiede che vuole vedere un Pescara più propositivo, più libero. Ma io credo che lo voglia anche lui, perché non è che il mister va in campo, mette la squadra in campo per annoiarsi anche lui in panchina. Oggi era una partita un po' così, in particolare, perché loro avevano bisogno di fare punti, noi avevamo bisogno anche noi di fare punti e quindi è uscita una partita dove a un certo punto, se uno stava a metà campo suo e l'altro la sua, magari in mezzo ci potevamo giocare anche io e te. Io avrei fatto fatica, non so lei, Presidente. L'ultima, so che mi risponde che non ne vuole più sentir parlare, però da giornalista è un dato di fatto il basso numero di spettatori presenti. E che dobbiamo fare? Io l'unica cosa che posso fare è mettere un pulmino la prossima settimana e vado a prendere a casa. Di più non possiamo fare. Però io ripeto, voglio ringraziare quelli che vengono, perché è inutile che parliamo di quelli che non vengono. Quelli che non vengono sono assenti e ci hanno torto.